Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata, dal colore di retro computing, parleremo di quale portatile Apple è davvero meritevole di essere collezionato. Allora, l'Apple IIc fu il primo pseudo portatile, era piccolo e compatto, aveva anche la maniglia per essere trasportato. Non c'era all'epoca la tecnologia per fare dei monitor portatili, quindi l'Apple IIc aveva un monitor a tubo catodico molto piccolo. Tuttavia l'Apple IIc non fu mai un vero portatile, piuttosto un computer facilmente trasportabile. Un computer facilmente trasportabile, quasi un proto portatile, ma alla fine della fiera l'Apple IIc non fu mai un vero portatile, per come noi oggi lo intendiamo. L'Apple IIc era una macchina pensata per l'home computing ed era facilmente trasportabile, come ho già detto. Però tutte le altre macchine che adesso vi starò a dire non coprivano il segmento home computing da parte di Apple, sono tutte quindi macchine business. Sono sicuramente più longeve ed affidabili, con l'eccezione ovviamente delle macchine più vecchie, di iBook e di altri portatili Apple pensati per la scuola, che però non ebbero alcun successo commerciale e che definirli portatili è un po', diciamo, argomento di discussione. Per essere considerato un portatile, a mio avviso, il computer, oltre che facilmente trasportabile, deve avere anche numerose porte, perché la peculiarità di un portatile, appunto, è proprio la possibilità di trasportarlo con facilità, ma soprattutto di connettersi e scambiare dati con altri computer in varie forme. Quindi con tecnologie wired, con tecnologie wireless, oppure scambiandosi semplicemente, diciamo, archivi fisici, quindi dischetti, zip o quant'altro. Il primo Apple portatile fu nel 1989. Aveva una CPU 68HC da 16 MHz e monitor monocromatico a matrice attiva da 9,8 pollici con hard disk da 40 MB scasi. Trovarne uno penso sia una cosa difficilissima, penso sia collezionatissimo, probabilmente introvabile se non sborsando un botto di soldi. Nel 1993, primo Macintosh portatile, un MacBook 165C, anche lui con un monitor da 8,9 pollici, questa volta a colori a matrice passiva, e un 68030 da 33 MHz con una FPU da 68882. Disk drive da 1,44, hard disk scasi da 80 o 160 MB. Anche questa non era una macchina pensata per l'home computing, costava un botto e quindi l'Apple andava a coprire il segmento business. Trovarne uno penso sia una cosa difficile, anche questo è hardware collezionatissimo, probabilmente introvabile se non sborsando un botto di danari. 1995, un MacBook più potente della linea 68000 fu il PowerBook 550C, motorizzato da un 68040 da 33 MHz, monitor grande da 10.4 pollici a colori a matrice passiva, disco fisso scasi da 500 MB. 1996, il primo MacBook equipaggiato con una CPU RISC, quindi una frattura tecnologica. Un PowerBook 1400CS, aveva un 600 PPC 603E da 117 MHz, 16 MB di RAM, disco fisso ATA da 750 MB oppure 1 GB. Provarne uno non è una cosa facile, ma non credo che sia una missione impossibile. Fate attenzione all'alimentatore, che potrebbe essere un problema serio in prospettiva se avete intenzione appunto di collezionare un Mac, un PowerBook 1400CS. 2006, ultimo PowerBook motorizzato RISC, un G4, aveva come punto come CPU una PPC 7447 da 1,67 GHz, 512 MB di RAM, hard disk
UATA 100 da 120 GB, Vea Fireware e un grande monitor da 17 pollici TFT. Ecco, trovare un PowerBook di tal tipo, quindi un G4, sicuramente non è una cosa impossibile. Fate attenzione però che l'alimentatore appunto potrebbe essere un problema serio in prospettiva. In descrizione tutti i link dei portatili Apple dal sito EveryMac, quindi probabilmente l'unico, diciamo, PowerBook che probabilmente potresti andare a rintracciare sul mercato è il PowerBook G4 1.67, che è l'unico che, cercando un pochino su internet, si trova agevolmente nel mondo dell'usato. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.